abbiamo il privilegio di avere la presenza della senatrice Amati, che volentieri ha visitato la nostra università e ha accolto il nostro invito di fare, diciamo, una introduzione a questa seconda sessione del convegno, e quindi sono molto contenta di darle la parola. Grazie. Grazie, saluto tutti i ragazzi presenti, i docenti, e sono venuta con molto piacere anche a testimonianza del patrocinio che il Senato della Repubblica nella passata legislatura, io ero nel Consiglio di Presidenza del Senato, quindi è il Consiglio di Presidenza che ha dato questo patrocinio a questo importante convegno. Io sono stata rieletta, vedremo domani quello che succederà nel prossimo Consiglio di Presidenza, però sono venuta anche per segnare questa importanza, secondo me, non solo dell'iniziativa del rapporto tra le diverse università, ma anche del rapporto con l'Istituto Italiano Latinoamericano, che conosco da tempo per il suo lavoro e anche per una conoscenza diretta con il professor Campa, che credo voi avete veduto nella giornata di ieri, quando per questioni appunto istituzionali per me era impossibile poter partecipare, e noi leggevamo il capogruppo dei nostri gruppi. Io sono eletta nel Partito Democratico. Poi sono venuta anche perché c'era un percorso che mi sembrava comunque utile poter riferire in questo luogo, sia i rapporti recenti, per esempio con l'ambasciata argentina. Solo qualche mese fa ero stata alla presentazione del libro della dottoressa Paola Donatiello sui desaparecidos nelle storie di Cordova, dove era stato presente il console per i diritti umani Carlos Cerniak. Tra l'altro mi aveva colpito particolarmente, forse voi già conoscete questo fatto, che solo credo nell'ambasciata argentina esista un console per i diritti umani, quindi specificamente legato a questo settore. Era anche stato presente Enrico Calamai, allora console, allora mi riferisco al periodo della dittatura, console italiano in quel luogo, che aveva avuto peraltro aveva svolto un'attività molto positiva e molto, diciamo, legata ai diritti umani, proprio perché tramite il suo impegno si erano potute salvare molte persone. Quindi questo rapporto legato tra università, istituti, Sud America, e anche una mia esperienza personale che voglio qui riferire, perché forse può comunque servire come conoscenza della funzione di alcuni organi e alcune competenze del Senato. Io sono stata nella passata legislatura e ho fatto domanda anche per la prossima, adesso poi vedremo rispetto all'organizzazione dei lavori interni, nella Commissione diritti umani del Senato. Quindi penso che può essere anche utile per i ragazzi che si occupano di diritto e di Costituzione e di convenzioni internazionali sui diritti umani, sapere come nelle nostre massime istituzioni viene trattato l'argomento. Tra Camera e Senato c'è una differenza. Sul tema dei diritti umani non c'è una commissione bicamerale, come potrebbe esserci, come c'è per esempio per la bicamerale per l'infanzia, ma ci sono diverse funzioni organizzate autonomamente a Camera e a Senato. Alla Camera c'è un comitato diritti umani, nella passata legislatura presieduto dal onorevole Furio Colombo, che forse alcuni conosceranno come ex direttore di giornali importanti, scrittore comunque noto. E invece al Senato c'è ancora una commissione comunque straordinaria presieduta dal senatore Marcenaro. La commissione straordinaria, appunto, come forse già voi sapete, è diversa dalle commissioni ordinarie, quindi non c'è un obbligo di appartenenza. Per me era una commissione aggiuntiva rispetto alle commissioni ordinarie alle quali partecipavo. Io ho lavorato in commissione difesa con un'ottica, diciamo, più vicina, diciamo, alla pace che alla guerra, comunque commissione difesa, e la partecipazione in commissione invece dei diritti umani voleva dire esercitare
un luogo di informazione e comunicazione. Infatti, essendo quella una commissione non permanente, sta una commissione non titolare del procedimento legislativo in sede referente, quindi era anzi molto limitato anche il ruolo consultivo. Negli cinque anni, forse quattro, perché essendo una commissione straordinaria non è partita proprio all'inizio della legislatura, ma si è formalizzata un pochino dopo, nei quattro anni di lavoro della commissione si sono istruiti una serie di elementi, di comunicazioni, di visite anche fatte in luoghi particolarmente delicati, per poter fornire alle altre commissioni materiali per poter produrre e lavorare sul tema prevalente dei diritti. Quindi abbiamo svolto delle indagini conoscitive anche molto corpose, sulle quali forse potrebbe essere in qualche caso utile un lavoro d'approfondimento, penso agli studenti, penso anche alle tesi, non so, insomma. Comunque io penso che il prodotto di comunicazione della Commissione dei diritti umani non vada sprecato come materiale che resta nelle segreterie o nelle biblioteche, come spesso succede. Abbiamo appunto prodotto un corposo documento sulla strategia nazionale per i Rom e Sinti, quindi un'indagine conoscitiva sulla condizione dei Rom in Italia e in tutte le diverse, diciamo, località dove peraltro la condizione qui a Roma particolarmente degradata e delicata, ma anche a Torino particolarmente degradata, poteva essere prima conosciuta e poi magari proposta per le altre commissioni per atti che potessero essere utili per la soluzione dei problemi. Poi abbiamo avuto aggiornamenti sull'adeguamento della legislazione italiana allo statuto della Corte Penale Internazionale. Poi abbiamo lavorato sulla presentazione di ratifiche su alcune convenzioni, anche sul suggerimento e la proposizione di ratifiche su alcune commissioni. Chiaramente i membri della Commissione Difesa poi procedevano alla stesura di queste proposte di ratifica anche da altre commissioni. Per esempio della Convenzione di Istanbul, quella che riguarda in particolare il tema delle donne, e da questo punto di vista è poi nata una donna in difesa dei diritti delle donne, è nata una proposta di legge che adesso ripresenteremo, anzi un disegno di legge, perché come voi sapete c'è differenza dal punto di vista nominalistico tra Camera e Senato, un disegno di legge sul femminicidio che affronta in modo, ci auguriamo, innovativo. Poi il problema non è solo affrontare, sarebbe anche risolvere, e questo lo vediamo sempre più complesso, il tema della violenza nei confronti delle donne, non solo per quello che riguarda il femminicidio, ossia l'uccisione, ma anche per tutte le altre condizioni di violenza che vengono perpetrate. E quindi devo dire che la conoscenza delle vicende, delle situazioni drammatiche, non solo italiane ma anche estere, tramite la Commissione, e da questo punto di vista il rapporto tra la Commissione e le senatrici interessate al tema, in modo da produrre poi un elaborato, un disegno di legge, è stato un elemento positivo che ci auguriamo possa avere anche un seguito non solo nominalistico nella prossima legislatura. E poi è stato fatto un importante lavoro di conoscenza, anche qui un documento molto corposo che andrebbe utilizzato e studiato meglio, sullo stato delle carceri in Italia e anche dei luoghi di contenzione, direi, degli extracomunitari nel momento in cui accedono al nostro paese. La condizione delle carceri italiane, come notissimo, è una condizione drammatica. Io ho anche partecipato al diritto agli atti proposti dall'Associazione Antigone sullo stato delle carceri, sapete che il Presidente della Repubblica è più volte intervenuto, e effettivamente io credo che il nostro Paese sia stato più volte, diciamo, messo in mora dalla legislazione e dalle competenze internazionali proprio per lo stato delle carceri nostre. Non so se voi avete mai avuto modo di visitare un carcere. Io sono stata molto relativamente, perché è comunque cosa traumatica e se toccare con mano i disagi del mondo non è mai una cosa gradevole, quindi conoscere si può conoscere anche dai libri. Comunque la visita di un carcere è sempre un evento abbastanza pesante, anche nelle situazioni, come io sono marchigiana,
come nella mia regione, dove le carceri, per quanto diciamo in particolare disagio, non raggiungono punte di massima disadattabilità come magari succede in altre parti del nostro paese. Comunque anche nella visita di un carcere come può essere quello di Montacuto o di Ancona si può vedere un sovraffollamento doppio della situazione per le quali il carcere è stato costruito, mancanza di personale totale, tante che per esempio l'ora d'aria nel periodo estivo è consentita dalle 2 alle 4 quando è impossibile vivere in un ambiente assolutamente solo visto dal sole, per cui la mancanza di personale, la mancanza di strutture, il sovraffollamento rendono effettivamente anche nelle parti della nostra Italia più tra virgolette civili la condizione delle carceri veramente insomma insostenibile. Quindi io credo che il lavoro molto corposo fatto dalla nostra commissione sia stato un elemento importante sul quale magari poter anche lavorare. Infine abbiamo lavorato sulla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite contro la tortura. Voglio raccontare, oltre alle cose positive, due sconfitte. La politica vive costantemente di sconfitte. Io credo che vada valorizzato il lavoro di chi si impegna con costanza all'interno delle istituzioni. Vengo dall'Università di Medicina d'Ancona, quindi nasco dalla cosiddetta società civile, termine che considero assolutamente improprio, e ho passato la vita a pensare che stare nelle diverse stanze della politica, nelle diverse istituzioni, consigli regionali, massime istituzioni, Senato della Repubblica, desse la possibilità di affrontare e risolvere i problemi, non di dare solo voce all'antipolitica oggi predominante nel nostro paese. Però è chiaro anche che bisognerebbe riuscire a avere più vittorie e più soluzioni per la società italiana e meno sconfitte. Noi due sconfitte le abbiamo vissute in modo evidente. La prima è nota, io peraltro ero stata anche il primo firmatario di un DDL su questo fronte, ed era la questione dell'introduzione del reato di tortura nel nostro paese. Voi sapete che anche da questo punto di vista siamo da tempo scoperti, e fino all'ultimo giorno utile della passata legislatura abbiamo provato ad apportare, comunque arrivare a conclusione di quest'atto, arrivare con un voto che l'Aula finalmente sancisse che il nostro paese non era un paese medievale o sudamericano dei vecchi tempi, ma era un paese moderno. Invece sul reato di tortura ancora c'è grande difficoltà, perché si teme da una parte, secondo me in modo assolutamente improprio, delle forze dell'ordine, a cui noi dobbiamo grande stima e comprensione, perché chiaramente un paese civile vive con la correttezza del lavoro di chi si sacrifica come servitore dello Stato, però con la visione che evidentemente si potessero aprire procedure o problemi rispetto a vicende che sono tutti note, no? A tutti noti, da Bolzaneto ad altri casi che sono altrettanto noti in Italia di persone magari morte per vicende meno utili. Però noi siamo invece convinti che arrivare a portare finalmente in Europa e non solo l'Italia, considerando il reato di tortura come un elemento appunto previsto nel nostro regolamento, sia un fatto non solo di civiltà ma di aiuto tanto più a quelli che svolgono il lavoro importante e fondamentale di servitori della patria nel modo più corretto e più utile. E infine non siamo riusciti a completare rispetto alla Commissione dei diritti umani l'istituzione di un ruolo indipendente. Si poteva avere un authority dei diritti umani, che sarebbe stato sicuramente un elemento significativo, ma anche da questo punto di vista il momento di tagli complessivi probabilmente si è ritenuto di non far nascere un ulteriore authority. Credo che però sul tema dei diritti umani si debba ancora lavorare molto, e che quindi forse questo non sarebbe uno spreco, anche perché si potrebbe semplificare la struttura ma lasciare una maggiore autonomia e un maggior peso a un'autorità indipendente sui diritti umani. Voglio concludere questo saluto di comunicazione, di informazione, di rapporto con giovani che avranno nella loro vita il diritto come elemento fondamentale, quindi penso anche alla Carta Costituzionale
che va salvata, preservata e difesa prima che cambiata, con la riflessione su un altro DDL che stavamo portando a conclusione e che io mi auguro si riesca invece adesso ad approvare, sempre che parta questa legislatura, che è un DDL che riguarda il negazionismo. Forse voi sapete che in alcuni paesi d'Europa, mi riferisco alla Germania e alla Francia, esiste il delitto di negazionismo. Con negazionismo sapete tutti, io semplifico, uso questa parola perché è più facile intendersi, il non riconoscere la Shoah come un problema, come un grave delitto, la Shoah o tutte le diciamo situazioni di genocidio, perché la principale è la Shoah, ma i genocidi purtroppo sono stati diversi, compreso quello degli armeni, quindi comunque tutte le situazioni di genocidio come situazioni che vadano non semplificate ma riconosciute e punite. In Francia e in Germania c'è il reato di genocidio che evidentemente è proprio targato sulla vicenda dell'Olocausto. Per diversi anni in Italia ci sono state valutazioni diverse e si è ritenuto che non fosse opportuno dare diciamo, un riferimento di reato a questo tema perché c'era sempre il timore della libertà di opinione. E invece con le ultime vicende sono ormai molti convinti, il DDL che io avevo presentato come primo firmatario con 90 colleghi che l'avevano sottoscritto di tutti i gruppi, tranne che della Lega, aveva come terza firma la firma, l'ultimo atto che ha firmato di Rita Levi Montalcini, richiamava a un impegno che anche la comunità ebraica italiana, a partire da quella romana, segnalava. Negli ultimi tempi c'erano stati aggravamenti pesanti della situazione, il negazionismo avanzava, tra l'altro anche nelle università, alcuni docenti universitari noti, l'università di Teramo, erano diciamo abbastanza riconosciuti come negazionisti e nello stesso tempo a questo problema veniva parallelo l'insulto quotidiano gravissimo e violento dei siti. Quindi noi riteniamo che bisognerebbe riconoscere il negazionismo come reato e bisognerebbe agire sui siti negazionisti nello stesso modo con il quale si opera sui siti dei pedofili, oscurandoli. Perché l'ultimo esempio gravissimo era stato dopo la morte di Shlomo Venezia, l'unico sopravvissuto alla pulizia addirittura dei luoghi di incenerimento delle camere. Diciamo dove si vedeva evidentemente in modo più concreto l'evento della Shoah, appunto nei siti dove si era blindato alla morte di Shlomo Venezia, perché l'ultimo testimone evidentemente doveva essere rimosso e con esso doveva essere rimosso il peccato. Quindi penso che se riusciremo nella visione dei diritti umani a portare avanti nel nuovo Parlamento, sempre che appunto questo nuovo Parlamento abbia una vita, se no daremo il testimone ad altri nel futuro, anche il tema del reato di negazionismo, io credo che faremo un passo avanti nella democrazia del nostro paese, forse anche rispetto a un lavoro più vasto, quello che voi state approfondendo, se non solo in Germania, in Francia e oggi in Italia si potesse affrontare questo tema con una maggiore attenzione, io credo che si potrebbe fare un passo avanti complessivo sul fronte dei diritti umani, che è il fronte più importante che appunto possiamo verificare insieme. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata e complimenti ancora per la vostra iniziativa. Grazie tante, senatrice Amati.